Eccoci sempre a parlare del nostro amato cavolo, dei nostri amati cavoli. E questa volta abbiamo con noi Antonio Andreani, esperto agroalimentare. Siamo con lui presso il ristorante L'Alberata di Colle Pepe, in provincia di Perugia, dove abbiamo fatto la presentazione del libro Che cavolo vuoi? Ricette del cavolo. Ad Antonio Andreani abbiamo chiesto di illustrarci un po' con le varietà di cavolo e le peculiarità dal punto di vista agroalimentare. Allora, parlando di questo vastissimo mondo che è il mondo dei cavoli, va innanzitutto definito il luogo di origine. Contrariamente a quanto accade comunemente per i vari prodotti dell'agroalimentare, in particolar modo del vegetale, siamo tutti portati a immaginare che arrivino sempre dalle lontane Americhe. In questo caso invece possiamo essere ben orgogliosi di affermare che le molteplici varietà di cavolo che abbiamo presenti sul mercato attualmente sono tutte di origine del bacino mediterraneo e legano fortemente il meridione d'Italia fino al centro Italia a questa veramente capacità, no, produttiva e soprattutto culturale legata a questo che è questo straordinario prodotto, sempre e da sempre presente nelle cucine, a partire dalle realtà rurali fino ad arrivare invece anche alle cucine dell'alta aristocrazia. È stato un fenomeno che si è veramente sviluppato, che è maturato nel corso dei secoli. Pensate che abbiamo tracce di presenza di cavoli anche nel mondo della cucina già dal 600. Venendo poi avanti nel corso dei secoli, vi dicevo, c'è stata questa evoluzione, questo guadagnare confidenza con la trasformazione di questo prodotto per la realizzazione di piatti, tra l'altro con una varietà, un ventaglio vastissimo. Bisogna sfatare un po' il mito di quelle frasi fatte, il cavolo a merenda, ci azzecca come un cavolo a merenda, ma ben venga un cavolo a merenda, sarebbe una cosa fantastica, soprattutto per una sana e buona educazione nei confronti dei nostri figli. Rieducarli, no? Ad avvicinarsi a questo mondo legato appunto alle verdure, che appunto, ripeto, nel corso di questi ultimi 20 anni ci siamo un po' abituati, forse educati in maniera sbagliata, a dimenticare l'uso e l'assunzione di questo prodotto inteso come parte vegetale. Sappiamo bene che i bambini diffidano sempre, per esempio, faccio molto riferimento ai bambini perché mi sta particolarmente a cuore la loro alimentazione e la salubrità del cibo che vanno poi ad assumere. Il famoso colore verde che è un po' quasi odiato, ma semplicemente perché è una nostra pecca non averli educati a questo, no? Ad avvicinarsi invece a questo colore straordinario che la natura ci offre. Detto questo, vorrei anche semplicemente dire la straordinaria eleganza del cavolo. Una forma che ci permette di trasformarlo appunto in cucina in una miriade di preparazioni. Prova ne sarà anche la realizzazione di un menù che è stato volutamente studiato e appositamente studiato in occasione di questa presentazione di questo volume, che amo definire quasi un taccuino della salute. E quindi mi fa tanto piacere che venga divulgato questo messaggio. Attraverso appunto la lettura di queste pagine, ho rivissuto un po' anche qualcosina della mia infanzia per motivi legati appunto alla mia alimentazione, al mio stile alimentare che ho ricevuto grazie appunto all'educazione familiare. E quindi, per esempio, in casa nostra i cavoli non sono mai mancati. Ripeto, è un prodotto che merita assolutamente rispetto e che deve essere nuovamente divulgata la conoscenza di questo prodotto proprio per la sua versatilità e soprattutto per i suoi benefici effetti sul nostro organismo.